E allora ben ritrovati con Vicenza Entella, 40esima giornata, 19esima di ritorno di B. Come detto, ne mancano 3, 9 punti in palio per la fine di questo campionato e per decidere le sorti di molte squadre, tra le quali le due che scenderanno in campo qui a Romeo Menti, cioè Vicenza ed Entella, con due ovviamente differenti destini che possono trovare pronte le due squadre, con il Vicenza che ha voglia di salvarsi, una combinazione, l'unica valida per il Vicenza è quella di vedere sconfitto il Latina a Crotone, il Lanciano domani contro il Pescara alle 17.30 e deve perdere una nello scontro diretto tra Salernitana e Modena, a quel punto saranno 7 i punti di vantaggio su Lanciano, Modena e Latina e quindi di conseguenza il Vicenza sarebbe salvo. Un'unica combinazione che prevede però il successo del Vicenza oggi contro l'Entella, assolutamente fondamentale perché questa combinazione possa avere luogo. Dall'altra parte invece l'Entella ha due punti, il Novara che insegue l'ultimo posto valido per i playoff. L'Entella di Aglietti non vuole assolutamente lasciarlo, vuole provarci fino in fondo e quindi diventano fondamentali 3 punti anche per la squadra che è oggi ospite qui al Romeo Menti. Andiamo a vedere allora le formazioni con il Vicenza che scende in campo con Benussi, Sampirisi, Adegio, Brighenti e Delia in difesa, Moretti e Signori a centrocampo, Vita, Galano, Sbrissa alle spalle dell'unica punta Filip Rajcevic, la stessa formazione che nella scorsa giornata ha battuto 1-0 il Brescia con il gol al 91esimo su calcio di rigore da parte di Cristian Galano, calcio di rigore che si è procurato Filip Rajcevic. Dall'altra parte invece l'Entella che scende in campo con un'unica differenza, e cioè lo squalificato Cutolo lascia il posto dietro le due punte a Masucci e quindi Jacopucci in porta, Jacoponi, Ceccarelli, Pellizzera e Keita in difesa, Palermo, Troiano e Sesto a centrocampo, Sesto che ha recuperato e quindi sostituisce Staiti, Masucci come detto alle spalle di Carmine e Caputo vice capocannoniere di B a 17 gol insieme a Caccia, 24 c'è naturalmente la Padula, assoluto capocannoniere di questo campionato. Come detto è una partita assolutamente fondamentale per capire quelli che possono essere i destini delle due squadre, da controllare e da monitorare ovviamente anche quello che succede sugli altri campi, perché è vero che Pescara Lanciano sarà domani alle 17.30, che sarà importante per il Vicenza qualora il Lanciano dovesse perdere, sarà importante appunto per la possibile aritmetica salvezza della squadra di Lerda, ma da monitorare c'è sicuramente anche la sfida del Latina contro il Crotone che è già in Serie A, ma che ha detto sarà una partita vera quella contro il Latina in casa appunto del Crotone. Dall'altra parte invece lo scontro diretto, 41 punti per entrambe, per Salernitana e Modena. Vedete inquadrate anche gli arbitri con Federico Lapenna di Roma, i due assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Tarcisio Villa di Rimini, quarto uomo Livio Marinelli di Tivoli. Questa è la quaterna arbitrale che dirigerà oggi Vicenza Entella. Questa 40esima giornata è cominciata con l'anticipo di ieri e con la Serie A ritrovata per il Cagliari, 3-0 a San Nicola contro il Bari, la vittoria per il Cagliari. Sarà dunque interessante poi capire come andrà questa partita e per fare anche qualche calcolo, anche se insomma abbiamo parlato dell'unica combinazione valida per il Vicenza che deve vincere nella speranza che una tra Salernitana e Modena che si scontrano perda, e perda il Latina contro il Crotone e poi domani il Lanciano contro il Pescara, sicuramente una combinazione un po' ardita. Però insomma sicuramente sono calcoli che a Vicenza si fanno, i dirigenti hanno già monitorato tutta la situazione, mentre Aglietti è assolutamente concentrato per quella che è stata la grande stagione dell'Entella. Nessuno avrebbe pensato e immaginato che potesse arrivare dove in questo momento è, cioè a quota 61 punti, all'ottavo posto in classifica. Tanto minuto di silenzio e lutto al braccio per la scomparsa di Giancarlo Salvi, ci uniamo anche noi.
Ecco l'omaggio a Giancarlo Salvi, che si è spento nella notte a 71 anni, l'ex giocatore che ha segnato quasi 60 gol con la maglia della Sampdoria, ha avuto anche una breve parentesi con il Milan, ex giocatore del Real Vicenza di Fabbri. Questo è l'omaggio per Giancarlo Salvi. Vi ricordiamo anche la MotoGP, appuntamento importantissimo con i motori per quanto riguarda Valentino Rossi, che vuole riconfermarsi dopo la vittoria a Jerez con Alemán sul circuito francese. Si disputerà la quinta tappa del Moto Mondiale con Lorenzo Marquez, che tenteranno l'allungo in classifica. La gara da non perdere domenica alle 14 sul canale 208 Sky Sport MotoGP. Domenica la MotoGP, in questo momento la Serie B, si parte con il primo pallone gestito dall'Entella. Brighenti che arriva di testa su questo pallone, D'Elia evita la rimessa laterale, tocco per Galano, di prima per Rajcevic, ancora dentro per Cristian Galano, l'autore del gol su calcio di rigore che ha permesso alla squadra di Lerda di guadagnare 3 punti nella sfida contro il Brescia. D'Elia cerca subito il centro dell'area di rigore, non ci arriva Rajcevic, che Ita la mette fuori, dove arriva su questo pallone in anticipo Palermo, in anticipo anche Sampirisi, che perde però il contatto con il pallone. Allora attenzione a Caputo, fermato dall'ottimo intervento da parte di Signori, voleva un fallo Francesco Caputo, non lo ha visto invece la penna. Si ricomincia da Adejo. Moretti, largo il pallone per Alessio Vita, viene avanti Sampirisi, si muove Galano tra le linee, eccolo servito, deve vedersela con Pellizzer, che lo insegue praticamente a uomo. Poi Moretti, c'è la possibilità del cambio gioco, molto bravo col sinistro Moretti a servire D'Elia. Centralmente Signori, partita forte subito il Vicenza, sbrissa ancora per Signori, Rajcevic tra le linee, chiede palla sui piedi, poi Signori sceglie invece D'Elia, centralmente Moretti. Signori ha provato a servire Galano, poi sbrissa dentro l'area di rigore, Pellizzer allontana come può. Moretti controlla questo pallone, ma su di lui arriva l'intervento da parte di Troiano, di Carmine, anzi Caputo, che ha provato a girarla, c'è l'ottimo recupero da parte di Vita. Sampirisi prova a salire lui, non lo attacca Caputo, lo lascia andare a campo Sampirisi da quella parte, sfida Keita, poi il tocco corto per Vita, che non riesce a ridare il pallone a Sampirisi. Sembrava una buona azione quella della squadra di Lerda, con il tocco di Vita in profondità non preciso. Adejo invece è preciso nell'attacco sul pallone e va in anticipo su Caputo, poi però riconquista palla Lentella, lotta Caputo, chiude su di lui Alessio Vita. Si ricomincia da Ceccarelli. Troiano cerca ancora Caputo, anticipato da Adejo, poi Rajcevic, Galano, se ne va Galano, attenzione a campo, gli porta via un uomo Signori, Galano al limite dell'area, lo scarico dietro per Moretti, che pensa per un attimo alla conclusione, poi l'imbucata a sinistra per Sbrissa, non è perfetto col mancino, e allora chiude senza problemi Alessio Sestu, fa buona guardia lì in aiuto difensivo alla sua 30ª presenza in questa stagione, un gol per lui. Questo è lo sguardo corrucciato di Alfredo Aglietti, è iniziato molto meglio il Vicenza in questi primi 4 minuti di gioco. Ora Troiano, Masucci, ancora Troiano, capitano dell'Entella, prova ad aprire il gioco sulla sinistra dove c'è Keita. Keita e Jacoponi, due esterni di difesa dell'Entella, non erano al meglio per Jacoponi, qualche linea di febbre, ma è riuscito a recuperare per la sfida contro il Vicenza. L'uscita da parte di Benussi è precisa, poi si ricomincia da D'Elia, la solita corsa del numero 6, tocco corto per Rajcevic. Adesso Signori che apre a destra dove Sampirisi accorcia su Moretti. Sampirisi dentro Galano, la finta, Rajcevic, Signori può aprire a destra il Vicenza, invece Signori sceglie il lato sinistro del campo, si lamenta Sampirisi dall'altra parte, intanto il pallone è per D'Elia, ancora Signori, Galano,
Moretti, dentro per Vita che ora vede Sampirisi, largo a destra, può andare al cross il numero 31, dentro il pallone, Galano la gira di testa, pallone che esce alla destra di Iacobucci, ha provato la girata di testa Cristian Galano, era difficile dare potenza al pallone così lontano dalla porta, sbaglia anche però nel dare precisione Galano. Si ricomincia da destra con Jacoponi, Troiano adesso prova a farsi vedere davanti anche Lentella, qui non un gran controllo di Di Carmine che poi Caparbio su Moretti a recuperare il pallone, a sinistra prova a salire Keita, non va al cross immediato, allora Vita riesce a tornare su di lui, il rinvio non è granché, però Vita si impegna al recupero del pallone, meglio di lui Keita. Arriva adesso un tentativo dentro, Sampirisi ferma tutto, forse con un braccio ma era molto vicino la penna e ha scelto per lasciar proseguire, Adegio di testa insuperabile, poi Moretti per Vita, il rinvio dove però non ci sono giocatori del Vicenza, può recuperare senza problemi Luca Ceccarelli. Troiano Sestu, subito attaccato da Sbrissa, Ceccarelli, Pellizzer, tocco in profondità con la sponda da parte di Caputo per Palermo, Troiano può girare il pallone largo a destra dove sale Jacoponi, eccolo servito numero 19 dell'Entella centralmente, si fa vedere Masucci, non riesce a fermarlo Sbrissa, allora Sestu cerca un tocco corto, poi vince un rimpallo, ancora Sestu dentro, Brighenti ferma tutto, poi Moretti con il corpo e con il fisico subisce la spinta da parte di Sestu. Ceccarelli riesce a servire Sestu, buono il dribbling sull'attacco di Signori, pallone in avanti dove Caputo può girarsi, va a sinistra dove puntuale Keita, pallone dentro sul primo palo, Benussi sbaglia la presa e regala di fatto un calcio d'angolo a Lentella. Primo corner all'ottavo minuto per Lentella, ci va Sestu dalla bandierina, non perfetto in presa l'inquadrato Francesco Benussi, pallone dentro di Sestu, Sampirisi in anticipo, poi attenzione al tentativo di Jacoponi che la rimette dentro, Benussi deve uscire, Masucci può rimetterla dentro, Caputo, ma c'è un fischio, il gioco è fermo, non vale il gol di Francesco Caputo. Era arrivato in precedenza il fischio, probabilmente il fuorigioco di Masucci. Rivediamo, qui Sampirisi, poi Jacoponi di testa, questa inquadratura non si vede ma probabilmente Masucci era al di là della linea difensiva del Vicenza e qui Caputo a porta vuota segna un gol facile facile, sarebbe stato il suo 18° ma aveva già fermato il gioco l'arbitro La Penna su indicazione di Baccini, suo assistente che aveva alzato giustamente la bandierina, almeno a quanto pare da questa inquadratura. Attenzione a Di Carmine che va dentro, Benussi in anticipo, la ripartenza dell'Entella è sempre pericolosa, ora Vita sulla destra cerca un pallone al centro, Ceccarelli a mettere fuori, poi Galano al volo col sinistro lascia rimbalzare davanti a sé Jacobucci senza problemi in presa. Ecco invece lo sguardo di Lerda. Pallone per Masucci che riesce a prolungarla verso Di Carmine. Buona la sponda all'indietro per Jacoponi, centralmente Ceccarelli. Si aiutano i due centrali difensivi, ancora Pellizzer per Ceccarelli, poi Jacoponi.
Viene in controsesto subito il pressing alto da parte di Signori. Ci sono anche Rajcevic, Sbrissa e Galano a pressare il Vicenza. Qui il pallone passa, non dove c'è Brighenti però, che va in anticipo su di Carmine. Poi Delia non riesce a tenere in campo questo pallone. Sarà rimessa laterale per Lentella. Jacoponi, il tacco di Di Carmine, ha capito tutto in questo caso Moretti. Si apre a destra Vita, ecco che lo serve con un tocco molto morbido Moretti. Attenzione nel dribbling a rientrare per Vita, che poi cerca la sterzata anche su Keita. Va Vita col destro, incrocia, il pallone fuori di poco, grande chance per il Vicenza. Gli applausi per Alessio Vita, bella azione, qui è rientrato dentro il campo. Poi la sterzata su Keita, il destro incrociato che non esce di tanto alla destra di Jacobucci. Il rinvio di Jacobucci verso Masucci, che riesce ad avere la meglio su Signori. Poi però arriva Moretti, ancora Masucci, buono il controllo, la spinta di Signori, era lì la penna. E allora punizione per Lentella. Ancora Masucci, chiamato lui a fare gioco alle spalle di Caputo e di Carmine oggi, con la squalifica di Agnello Cutolo, Keita e anche con l'indisponibilità di Pedro Costa Ferreira e Jadid. Qui litiga con il pallone Palermo, alla fine lo ritrova e riesce a toccarlo largo per Sestu, che va a sfidare Delia. Mette il pallone in rimessa laterale. Jacoponi, palla dentro, sembra quasi un corner la rimessa laterale del numero 19 dell'Entella, la mette fuori però Adejo, poi Moretti. Adesso prova a salire ancora il Vicenza. Galano controlla, lo scarica ancora per Moretti, che perde un tempo di gioco per servire Delia largo a sinistra. Tentativo verso Sbrissa, capito tutto Sestu. Rimessa laterale per il Vicenza in zona offensiva, 12 sul cronometro, sempre 0-0. Meglio il Vicenza, nel senso che fa più la partita la squadra di Lerda. Parte però con ripartenze pericolosissime Lentella. Ora Sestu verso Di Carmine, tenta l'anticipo Brighenti, spinge e commette fallo il capitano del Vicenza. Eccola qui la scorrettezza di Nicolò Brighenti. È stato bravo Di Carmine con il corpo a evitare l'anticipo di Brighenti. Si riparte da Pellizzer. Simone Palermo, ancora Pellizzer, può allargare il gioco. Prima passa dei piedi però di Ceccarelli. Ecco qua il pallone per Jacoponi. Sbrissa interviene e ammorbidisce per Signori. Rajcevic la sponda, deve tornare sui suoi passi Signori, ma recupera il possesso del pallone il Vicenza. Vita, grande apertura da parte di Signori, il pallone corto per Moretti, si allarga anche Sampirisi. Moretti dà uno sguardo al centro, cerca Vita tra le linee, che però non controlla, pallone che gli passa sotto la suola e arriva direttamente tra le braccia di Jacobucci, che prova a far ripartire immediatamente i suoi. Il controllo perfetto di Caputo, sale anche Palermo. Keita, tocco corto per Masucci, che apre adesso per Jacoponi. Sestu, Ceccarelli, Pellizzer, finta su Galano, poi Troiano messo un po' in difficoltà da Palermo. Arriva il fischio per la spinta da parte di Filip Rajcevic. Ecco qui netto il braccio sinistro sulla schiena di Troiano, che naturalmente ha grande esperienza, era anche in difficoltà, va giù e si guadagna un ottimo calcio di punizione. Ancora l'intervento di Signore a recuperare palla per il Vicenza, sbaglia Sbrissa però nel tornare sul suo compagno di squadra, disappunto da parte del pubblico. E allora può tornare in possesso del pallone Lentella, adesso con Keita. Troiano però subito prestato da Rajcevic, abbiamo sentito proprio
le urla da parte di Lerda a bordo campo, che indicava di andare in marcatura su Troiano, probabilmente a Rajcevic in fase di non possesso. Adesso è buono il pallone per Caputo, con la suola lo lavora, poi va via da Dejo, ancora Caputo, vuole l'area di rigore, dentro con il tocco da parte del nigeriano, e sarà calcio d'angolo il secondo per l'Entella al 15°. Palla dentro di Masucci, molto alta, attenzione perché ci arriva Caputo che va in rovesciata, è un gol pazzesco quello di Troiano, ed è il vantaggio dell'Entella al 15°, il sesto gol in stagione, è un gol bellissimo. Michele Troiano, controllo e rovesciata col sinistro, pallone all'angolino, un gol bellissimo. Il suo sesto in stagione, vale l'1-0 per l'Entella. Ecco qui, perfetta la coordinazione del capitano dell'Entella, che la mette dove Benussi non può arrivare, avanti gli ospiti 1-0. Questa l'esultanza da parte di Troiano, che sa di aver segnato un gol bellissimo. Esultano anche i tifosi giunti da Chiavari a Vicenza per seguire questo sogno dell'Entella, il sogno di partecipare ai playoff e di sperare in una promozione in Serie A. Rajcevic, il controllo, subito la reazione da parte del Vicenza. Rajcevic ha lo spazio, potrebbe calciare in porta. Rajcevic non trova la coordinazione per inquadrare lo specchio della porta. Filip Rajcevic, affidata a lui l'immediata reazione del Vicenza, che aveva giocato probabilmente meglio rispetto all'Entella nei primi 15 minuti, creando anche qualche occasione soprattutto con Galano e Vita. È arrivato poi il gol bellissimo direttamente sugli sviluppi di un corner, con il controllo e la rovesciata da parte di Michele Troiano. Ora Di Carmine prova a servire Masucci, non c'è fallo di Moretti secondo l'arbitro. Vita, buono il controllo anche su Palermo, prova ad andare in mezzo a due, stretto tra Keita e Palermo. Calcio di punizione per il Vicenza. Adesso Moretti allarga per Sampirisi, non sguarda al centro, non ha il tocco corto per Vita perché c'è Keita in pressing. Ora riesce a servire Vita, poi proprio Keita in qualche modo smorza il pallone, c'è recupero palla per Palermo, poi Troiano l'autore del gol del vantaggio, un gol bellissimo, controllo di petto e rovesciata con il sinistro all'angolino dove Benussi non poteva assolutamente arrivare. C'è da dire che è stata anche piuttosto morbida la marcatura in area di rigore su di lui da parte dei difensori del Vicenza. Delia, Galano, Moretti cambia gioco sulla destra dove sale Sampirisi, sempre puntuale, poi Vita va in sovrapposizione. Sampirisi, Vita tiene palla, prova a rientrare, Moretti subito pressato da Masucci che per un attimo gli porta via il pallone, poi Moretti torna in possesso. Signori, Galano, c'è largo a sinistra Delia, Galano tiene palla, tutta schierata però la difesa dell'Entella, va in pressing addirittura Di Carmine proprio sullo stesso Galano e commette fallo secondo l'arbitro. Se la prende un po' Di Carmine, sarà punizione per il Vicenza. Ecco qui forse l'ultimo intervento da parte di Di Carmine sulla gamba destra di Galano, che poi perde il controllo del pallone.
va Galano al centro dell'area di rigore, cerca Moretti, esce bene Masucci, poi Vita prova a rimettere dentro, ancora Masucci che però la calcia lontano, dove può arrivare solo Benussi. Era Jacoponi a aver calciato lontano questo pallone. Adesso si ricomincia da Signori, Sampirisi, ancora Signori, ma interviene Caputo sull'errore di Sampirisi. Attenzione alla ripartenza dell'Entella. Caputo si allunga il pallone, Sampirisi si fa perdonare immediatamente, anzi no, perché poi serve Palermo. Tocca ancora per Caputo dentro l'area di rigore a cercare Di Carmine. D'Elia riconquista per primo il contatto visivo col pallone, riesce a far ripartire immediatamente il Vicenza, adesso con Moretti. È una bella partita, 1-0 Entella grazie al gol al 15° spettacolare da parte di Michele Troiano, dentro per Galano. Rajcevic deve addomesticare, lo fa benissimo, delizioso il tocco con il destro del montenegrino. Poi Moretti allarga su Vita, arriva sicuramente in sovrapposizione anche Sampirisi, eccolo servito, il pallone però è troppo morbido, Keita ha intuito tutto. Tocco per Palermo, su di lui Vita che non deve commettere fallo. Tocco per Pellizzer a Dejo in anticipo su Masucci, ma il pallone è rimessa laterale per l'Entella. Qualche errore tecnico da parte del Vicenza, sul quale ovviamente la squadra di Lerda dovrà lavorare parecchio, anche perché c'è il rischio delle pericolosissime ripartenze dell'Entella. Moretti, Sampirisi, buona l'uscita da parte di Ceccarelli che però non riesce a servire uno dei suoi, allora riparte Moretti, va lui col pallone, supera anche Masucci. Attenzione Moretti dentro per Rajcevic, il pallone forse era un po' violento, in ogni caso lo allontana Jacoponi. Poi Keita pulisce la propria area di rigore, Adejo sempre in vantaggio su Caputo, arrivano gli applausi del Menti. Sampirisi, Signori allarga il gioco a sinistra dove c'è Sbrissa, controllo su Jacoponi, Sbrissa entra dentro il campo, poi serve Moretti che di prima intenzione va su Sampirisi, accanto a sé Vita, Sampirisi invece va dentro l'area di rigore, il pallone passa ma Rajcevic non ci può arrivare, allora Masucci ricomincia per l'Entella, arriva anche Palermo, viene incontro di Carmine, servito invece Simone Palermo, pallone ancora per Masucci, può andare lui, attenzione Masucci uno contro uno con Brighenti in profondità, il tocco è per Di Carmine, dentro il pallone Caputo che va giù nel tentativo di arrivare sul tapin, non c'è nulla secondo la penna. Con un attimo di ritardo qui Francesco Caputo, non c'è minimamente la spinta di Adejo, poi Vita a servire Galano, può andare all'uno contro uno con Ceccarelli, attenzione Galano rientra su sinistro, Galano il tocco per Signori, potrebbe calciare di lì Signori, ma c'è Lentella che chiude bene sulla linea difensiva, poi Sestu mette fuori perché c'è un giocatore dell'Entella che non ce la fa. Questo è Ceccarelli, ma mi sembra Pellizzera non essere al meglio, infatti è così. Qualche problema per Michele Pellizzer. Allora vedremo se Aglietti sarà costretto a effettuare un cambio forzato. Si rinfresca Sestu, qui Pellizzer ha accusato un problema alla coscia destra, come vedete all'adduttore, se si tratti di una botta o una contrattura lo capiremo tra poco, ma sembra più la seconda, infatti è così. Entra Benedetti, deve uscire Pellizzer, problema muscolare per Michele Pellizzer. E allora primo cambio forzato per l'Entella con l'ingresso in campo da parte di Simone Benedetti. Problema muscolare all'adduttore. Benedetti che ha iniziato la stagione a Cagliari con tre presenze.
oggi è la quarta presenza con Lentella, arrivato a gennaio con il Cagliari, che è promosso in Serie A, torna in Serie A dopo l'impresa del Crotone di Juric. Anche il Cagliari ora è sicuro della promozione. Delia, dopo la vittoria per 3-0 di ieri contro il Bari, Galano fa andare proprio Delia, pallone dentro, Rajčević non attacca il primo palo, mette fuori il pallone proprio Benedetti, appena entrato in campo, subito decisivo. Gran palla da parte di Delia dentro l'area di rigore, ancora a cercare Rajčević, Jakubucci la chiama e la fa sua. Jacoponi, ora Jakubucci, salta meglio Masucci di Brighenti, questa già è una notizia, attenzione di Carmine, protegge benissimo il pallone di Carmine, cerca Caputo che deve inseguire, però questo pallone, la posizione è regolare, uno contro uno con Adejo, Caputo si affida a Alessio Sestu, su di lui immediato pressing da parte di Sbrissa, poi Troiano cerca di mettere in profondità per Masucci, ha capito tutto Delia, Sbrissa ricomincia, Rajčević lascia passare, attenzione Galano, buon break per Cristian Galano che fa andare Sbrissa in profondità, Jacoponi in vantaggio, Sbrissa però è caparbio, gli ruba palla, attenzione Sbrissa, messo giù, calcio di punizione per il Vicenza e giallo per Simone Jacoponi. È stato bravissimo Sbrissa qui ad andare a recuperare il pallone, lo arpiona quasi con il tacco e poi lo sgambetto di Jacoponi netto a evitare che Sbrissa entrasse in area di rigore. Non la prende benissimo in questo caso Aglietti, perché era stato bravo Jacoponi a chiudere in anticipo. Attenzione adesso al calcio di punizione. Sarà Moretti a incaricarsene. È uno schema quello del Vicenza. I giocatori rientreranno sulla linea difensiva, parte il pallone, il colpo di tacco di Adejo e poi la parata di Jacoponi, grandissima occasione per il Vicenza, quasi di tacco Adejo, Jacoponi due volte, la seconda decisamente più semplice, eccolo qui il tacco di Adejo, parata hockeyistica Jacoponi, salva la sua porta, grande risposta del portiere dell'Entella sul tentativo da parte di Adejo. Perché è rimasto a terra Di Carmine, qui in lotta con Brighenti, che poi gli è caduto sul volto con i piedi, sembra assolutamente involontariamente, almeno da queste immagini sembra assolutamente involontario, sicuramente doloroso, anche perché è caduto a peso morto Brighenti, però l'impressione che abbiamo avuto è che non abbia fatto minimamente apposta. Si lamenta un po' Aglietti, ma con il quarto uomo Marinelli di Tivoli. Intervenire lo staff medico dell'Entella per sincerarsi delle condizioni di Samuel Di Carmine, che è iniziato nel Perugia questa stagione con 20 presenze e 3 gol, alla sua 15ª presenza con la maglia dell'Entella da gennaio, e 3 gol sempre
arriva qualche fischio per lui, però la botta l'ha presa. Eccolo qui l'intervento, vedete come cade Brighenti. Benussi cerca Rajcevic in anticipo, Ceccarelli. Sarà rimessa laterale per il Vicenza, 30° minuto. Sbrissa Delia, può andare al centro dell'area di rigore, tiene palla invece Delia, serve ancora Sbrissa, adesso arriva il pallone tagliato dentro, non taglia nessuno però su questo tentativo in profondità, e allora arriva Iacobucci senza problemi. Brighenti ancora in anticipo, questa volta su Caputo, poi Signori, lotta a Rajcevic, Troiano la meglio, ancora Signori, va in avanti dove però non c'è nessuno, e allora Ceccarelli la spedisce su dove Adesio però è ben appostato. Ricomincia Moretti, intanto Di Carmine è pronto a rientrare in campo, pallone dentro per Galano, gran controllo in area di rigore, va a puntare Ceccarelli, Galano, Galano col sinistro direttamente in porta sul primo palo dove c'è Iacobucci, ma si era mosso benissimo in profondità Signori, non lo ha visto Galano che poteva servirlo sul secondo palo. I fischi sono per il rientro in campo di Di Carmine, che però, ripeto, la botta l'ha presa in caduta con Brighenti. Ora Sampirisi, serve Vita che cerca Galano in lotta con Benedetti. Alla meglio il neo entrato Simone Benedetti, che ha preso il posto di Michele Pellizzer, problema muscolare alla coscia destra per il centrale difensivo ex Cittadella, una presenza in questo campionato inizio stagione, poi è arrivato qui, anzi è arrivato a Chiavari, questo è il fallo di Brighenti su Di Carmine, arriverà anche il giallo per Niccolò Brighenti. Bravissimo ancora una volta Di Carmine a proteggere questo pallone, non è riuscito nell'anticipo. E arriva il giallo per Brighenti. Comunque tra i diffidati Brighenti, quindi non salterà la prossima sfida Latina-Vicenza, sfida salvezza importantissima per le due squadre. Attenzione adesso al calcio di punizione, 33 sul cronometro, sempre avanti Lentella al 15°, il gol dell'inquadrato, o meglio ora inquadrato Keita, poco fa Michele Troiano, che sarà anche probabilmente quello che si incaricherà di battere questo calcio di punizione, o lui o Keita. Va Troiano col sinistro, pallone potente ma fuori. Questa volta non è preciso come lo è stato invece in rovesciata sul gol del vantaggio, un gol bellissimo da parte di Troiano, controllo di petto e rovesciata col sinistro all'angolino, davvero una coordinazione perfetta, una tecnica perfetta, spettacolare, efficace e decisivo per ora il gol di Troiano. Delia per la rimessa laterale, sceglie Rajcevic che prova a prolungare, meglio di lui Ceccarelli, Sestu fa andare Masucci che supera con un pallonetto perfetto Brighenti, poi però c'è Sampirisi in diagonale difensiva, Moretti, Palermo riesce a interdire il tocco di Moretti per Sampirisi, comunque ritrova palla il Vicenza, Galano largo per Vita, ancora Sampirisi, cerca Vita che ha un buon movimento su Keita, leggermente in ritardo, poi arriva comunque la deviazione da parte di Keita che recupera su Vita che lo punta, attenzione Vita riesce a mettere dentro un buon pallone, Benedetti in anticipo, lottano Sestu e Signori, pallone per Masucci sulla seconda palla, sempre puntuale Gaetano Masucci, il rinvio però è per Adesio, riconquista palla il Vicenza, sale allora l'incitamento del pubblico, Sampirisi cerca sul secondo palo Sbrissa, controllo così così, ne approfitta Jacoponi, deve inseguire Sbrissa, pallone a cercare Di Carmine, Brighenti senza problemi, Delia,
ricomincia ancora il Vicenza, che sbaglia però sempre negli ultimi 16 metri, non riesce a rendersi particolarmente pericoloso dalle parti di Iacobucci se non con un colpo di tacco di Adesio sulla punizione di Moretti, dove Iacobucci è stato a dir poco straordinario. Attenzione al gran movimento di Keita, che poi si appoggia a Caputo. Masucci, buoni dribbling di Masucci, che però perde il contatto con il pallone, regala la rimessa laterale al Vicenza. 10 minuti al termine di questo primo tempo, con l'Entella avanti 1-0. Sampirisi, Rajcevic anticipato da Benedetti, è entrato benissimo in partita Simone Benedetti. Giocatore cresciuto nelle giovanili del Torino, poi in quelle dell'Inter. Se la prende Lerda, poi c'è un fallo qui da parte di Carmine su Brighenti, bella sfida tra i due. Perde la scarpa Brighenti, va direttamente Benussi a cercare Rajcevic, meglio di lui ancora una volta Ceccarelli. Sprissa Rajcevic, Sestu riconquista palla, Jacoponi la manda su Adesio, ancora una volta in anticipo, buono il controllo, anche elegante, poi sull'attacco di Masucci riesce comunque a servire Signori. Rajcevic per Galano, che non aggancia anche perché c'è l'ottima copertura da parte di Benedetti, che poi fa una giravolta e riesce a servire Masucci. Jacoponi per Di Carmine, allarga troppo questo pallone e se la prende tantissimo Aglietti. Moretti, tocco largo per Sampirisi, attaccato immediatamente da Palermo, che gli porta via il pallone. Attenzione allora Caputo, serve subito Masucci, può andare lui. Masucci arriva a destra Sestu, può calciare da lì Sestu, va a puntare Delia, area di rigore, ancora Sestu, si sposta il pallone sul destro, pallone sul secondo palo, Palermo prova a rimetterla dentro, la allontana Vita, volevano un tocco di braccio i giocatori dell'Entella, poi Galano arriva perfetto sul controllo di petto di Troiano. Ancora Galano, prova ad andare lui in velocità, Galano su di lui Troiano, accanto a sé Sbrissa, eccolo servito, Rajcevic là davanti, poi ancora 1-2 con Sbrissa, Galano, il tocco di tacco per Signori, Galano con l'esterno, perfetto per Vita, si alza la bandierina da parte di Tarcisio Villa, qualche dubbio però, fuori gioco di Vita. Qui il braccio di Vita era assolutamente attaccato al corpo, sarebbe bello invece poter rivedere il fuorigioco fischiato proprio a Vita nella ripartenza del Vicenza, qualche dubbio c'è. Jacoponi per Benedetti, Palermo, Troiano, è comunque una bella partita. Prova a pareggiarla il Vicenza, adesso Masucci prova invece ad assicurarsi la vittoria. L'Entella che è già avanti 1-0, Keita va a puntare Vita, Keita ancora lui, riesce a toccare per Palermo che va col destro, a giro, trova un calcio d'angolo. Da Sestu dalla bandierina, e ricordiamo proprio che su uno dei tre corner, e cioè l'ultimo battuto dall'Entella, Troiano ha trovato la rovesciata del vantaggio. Non è ancora battuto il Vicenza. Sestu, pallone direttamente su Benussi, non può arrivarci Di Carmine, allora Benussi fa ripartire i suoi, questo pallone in profondità verso Sbrissa, Galano prova ad arrivarci in anticipo, però c'è Ceccarelli sulla spinta di Galano, secondo la penna.
Delia lascia passare, Masucci però riesce comunque a toccare dove arriva Signori. Cambio gioco rischioso di Signori, alla fine riesce a servire Vita, di prima intenzione per Sampirisi. Moretti è lì in mezzo, ancora Moretti per Vita, fa andare Sampirisi, buono il tocco da parte di Alessio Vita, attenzione Sampirisi, prova a mettere sul secondo palo questo pallone verso Sbrissa, Jacoponi, perfetta la diagonale difensiva del terzino a destra dell'Entella, calcio d'angolo, il primo per il Vicenza. Quarantesimo minuto, va Galano dalla bandierina. Salito Adejo e Brighenti, i centimetri dei difensori centrali. Va Galano con il tocco dietro per il tentativo di conclusione da parte di Moretti, pallone che ribatte, poi Delia può andare col sinistro, ancora Masucci a ribattere, soprattutto la ripartenza da parte dell'Entella, 2 contro 0 perché Caputo e Di Carmine solo davanti a Benussi, attenzione Di Carmine, il palo incredibile, l'occasione del 2-0, erano in 2 contro Benussi, poi Masucci, ancora Masucci, perde il contrasto con Signori, la ripartenza pazzesca dell'Entella, il palo incredibile di Di Carmine, cosa ha sbagliato Samuel Di Carmine, erano 2 contro Benussi, potevano fare quello che volevano. Vita intanto va l'uno contro uno contro Iano, entra in area di rigore, attenzione Vita, Vita la spara alta sulla traversa, voleva il pallone in mezzo Galano, è successo di tutto qui. Delia, la ribattuta di Masucci, erano prima della linea di centrocampo i due giocatori dell'Entella, quindi non in fuorigioco. Di Carmine e Caputo se ne vanno verso l'area di rigore, recupera Delia, Di Carmine trova il palo, incredibile, potevano fare quello che volevano. Caputo avrebbe potuto anche calciare, è stato altruista nel servire Di Carmine che poi ha trovato il palo, ma che occasione per l'Entella, 2 contro Benussi in ripartenza. Ecco, direi che la dice lunga l'espressione di Aglietti. Ora Brighenti, Vicenza che si è fatto trovare scoperto sulla ripartenza da calcio d'angolo per il Vicenza, ripartenza dell'Entella. Qui Rajcevic fa passare, riceve Sbrissa ma c'è una gomitata del Montenegrino su Ceccarelli. Occasione davvero pazzesca per l'Entella. Adesso Brighenti in anticipo su Di Carmine, l'autore del palo. Ancora Brighenti, Galano prova a controllare, su di lui Palermo e Troiano, alla fine hanno la meglio, attenzione Palermo, fuori gioco di Carmine, allora il pallone largo per Sestu che va dentro l'area di rigore, sul secondo palo insegue Sampirisi ma arriva anche Vita a dare una mano, tocco per Sampirisi però è troppo morbido e allora recupera ancora una volta l'Entella. Masucci, gran dribbling, calcio di punizione. Il fallo su Masucci da parte di Signori. Keita e Troiano probabilmente ancora su questo pallone. Conta i passi, la penna. Ma che occasione in precedenza per Caputo e Di Carmine.
Troiano e Palermo. Troiano dentro l'area di rigore a servire Benedetti, che fa di sponda di testa in area di rigore, di lì allontana. Va a commettere fallo di Carmine. Arrivano i fischi per Di Carmine. Saranno intanto 3 i minuti di recupero in questo finale di primo tempo. Benussi va a rinvio, già passati 30 secondi dei 3 di recupero. Rajcevic riesce a controllare di petto. Signori, è una delle prime volte tra l'altro che il montenegrino non viene attaccato subito alto da Ceccarelli. Ora signori, proprio per Rajcevic, buono il tacco, poi passaggio per signori. Moretti deve cambiare gioco, lo fa nel minor tempo possibile, poi Vita va a puntare ancora una volta Keita, bella sfida tra i due. Qui il tentativo di signori dentro per Galano, ovviamente un po' troppo velleitario, e allora recupera palla Lentella. Caputo dietro per Palermo, Troiano, Masucci, ancora Troiano, Ceccarelli allarga per Jacoponi. Adesso prova a controllare in questo finale di primo tempo Lentella, 1-0 grazie al meraviglioso gol in rovesciata di Michele Troiano, che ora però non allarga con la misura giusta il pallone verso Keita. Allora Sampirisi, ancora una chance in questo finale, il Vicenza, Galano messo giù, calcio di punizione, chiede scusa Gaetano Masucci. Vedremo se nel secondo tempo ci sarà spazio per Giacomelli, probabilmente nella staffetta con Sbrissa, a cui abbiamo già assistito a molte sfide del Vicenza in questa ultima parte di stagione. Moretti si concentra per il calcio di punizione, tutti dentro, Adejo, Sampirisi, Rajcevic, Brighenti. Attenzione però anche alle ripartenze, perché poco fa è stata pericolosissima il duo Caputo di Carmine contro il solo Benussi. Qui gira malissimo Sampirisi, Di Carmine anticipa Moretti, questa volta però ben appostato D'Elia va direttamente da Benussi per evitare problemi più seri. Il rinvio da parte di Benussi, non mancano 20 secondi al termine di questo primo tempo. Masucci complica un po' la vita a Benedetti, che poi è bravo nell'appoggio a Jacobucci. Adejo con il corpo, poi di testa dietro per Sampirisi, prova a scaraventarla subito su, Benedetti non controlla, Rajcevic su di lui. Alla fine il pallone è rimessa laterale, ma il tempo è scaduto. Vedremo se ci sarà ancora la possibilità per il Vicenza, forse con questa ultima chance. Moretti dentro per Sbrissa, che però commette fallo, arriva il fischio da parte di La Penna. E probabilmente arriva anche il duplice fischio. 10 secondi. Finisce qui dunque il primo tempo di Vicenza Entella, avanti Lentella 1-0 grazie al gol dell'inquadriato capitano Michele Troiano, il gol con controllo di petto e rovesciata sul secondo palo, un gol spettacolare che vale i 3 punti importantissimi per continuare nel sogno playoff dell'Entella. La sconfitta del Vicenza invece crea sicuramente qualche problematica per la salvezza della squadra di Lerda. Super spot.
E allora squadra già in campo per questo secondo tempo, Lentella avanti 1-0 con il gol al 15° di Troiano. Il capitano Brighenti a colloquio con l'arbitro La Penna, ha inquadrato anche Federico Moretti, tutto pronto per l'inizio dei secondi 45 minuti. Il Vicenza deve provare quantomeno a pareggiare. Lentella ha avuto la grande chance di andare sul 2-0 con Caputo e Di Carmine però, che ha colpito il palo da solo contro Benussi. Si riparte, il primo pallone di questo secondo tempo è per il Vicenza con Brighenti che prova subito a lanciare in profondità il pallone per Sbrissa. Buono il tocco nel tentativo di servire Rajcevic, perfetto però in chiusura Jacopone. Allora rimessa laterale per il Vicenza con Delia, ancora nessun cambio per il Vicenza, uno forzato invece per Lentella con l'uscita di Pellizzer, problema muscolare per lui all'adduttore. Al suo posto però perfetto l'impatto sulla partita da parte di Benedetti, il fallo è di Galano secondo La Penna e allora calcio di punizione per Lentella. Fallo di mano di Galano, come vediamo dal replay. Lo sguardo concentrato da parte di Alfredo Aglietti, sarebbero tre punti fondamentali questi per Lentella per continuare nel sogno playoff. Benussi va in presa alta, poi fa ricominciare il Vicenza con Sampirisi sulla destra, il tocco per Vita, ha funzionato molto bene la catena di destra del Vicenza. La più grande occasione però l'ha avuta Adejo nel primo tempo sulla punizione di Moretti, il tacco del difensore nigeriano Jacobucci è stato provvidenziale nella parata quasi okeistica di piede, evitare il pareggio del Vicenza. Ora è calcio di punizione per il fallo di Keita, ammonito, secondo ammonito anche per Lentella dopo Jacoponi, ammoniti Rajcevic e Brighenti dall'altra parte. Rajcevic era diffidato, salterà la prossima sfida molto importante per quanto riguarda la situazione play-out, quella tra Latina e Vicenza di sabato prossimo. Moretti sul pallone, il fischio di La Penna dentro, tutti i saltatori, anche i centimetri dei difensori centrali. Il pallone però è sul secondo palo dove Sbrissa prova a rimetterla dentro. Sestu, controllo e allontana, pulisce la propria area di rigore. Alessio Sestu trova però Moretti. Si ricomincia da Delia, ancora Federico Moretti. A testa alta porta palla il centrocampista del Vicenza, allarga il gioco dove è puntuale Sampirisi, può andare al centro dell'area di rigore, esce benissimo Benedetti. Ancora Moretti, sempre Sampirisi. Controllo, tocco corto per Moretti, ancora Vita, largo a destra, spazio per andare dentro l'area di rigore. Attenzione perché il pallone balla lì, poi c'è la chiusura di Troiano che non va per il sottile, direttamente in rimessa laterale, rimane lì il Vicenza. Sbaglia questa volta Moretti e regala una rimessa laterale a Lentella che può respirare dopo questi primi tre minuti di gioco dove il Vicenza ha tentato subito di farsi vedere dalle parti di Jacobucci. Recupera palla la squadra di casa, Moretti mette in difficoltà Adejo, arriva qualche mugugno da parte del pubblico del Menti, poi Ceccarelli, recupera palla a Lentella, largo per Jacoponi che deve impegnarsi per tenere in campo questo pallone e ci riesce. Troiano, Ceccarelli in profondità a cercare la corsa di Di Carmine in anticipo, Brighenti, c'è Masucci però sulla seconda palla, attenzione Caputo, la sponda, ancora Masucci, non perfetto il controllo, riesce ad allargare il gioco a sinistra dove arriva Keita, va a puntare Vita, il tocco è per Simone Palermo, ancora Masucci, trova in controtempo Sestu, recupera palla Sbrissa, sbaglia però ancora una volta Moretti. Troiano, Palermo allarga il gioco per Alessio Sestu che va a puntare Delia, lo incoraggia il numero 6 del Vicenza, ancora Delia, arriva il raddoppio da parte di Sbrissa, Delia riesce a smorzare il pallone, Sbrissa però lo riconsegna sui piedi di Sestu che cerca il secondo palo verso Masucci, la rimette al centro, attenzione Caputo al problema di girarsi, Caputo in area di rigore, sbaglia con la suola, commette fallo su Vita, calcio di punizione per il Vicenza. Arriva il primo cambio anche per il Vicenza, la consueta staffetta tra Sbrissa e Giacomelli, come sempre la scelta di Lerda, esce il numero 11 Sbrissa, dentro Stefano Giacomelli. Rajcevic riesce a prolungare, Keita però allontana, poi Adejo, pallone in rimessa laterale per Lentella. Moretti, poi Keita però arriva su questo pallone, riesce a evitare il tocco di
vita. Ancora Keita, va a puntare Sampirisi, arriva su di lui anche Signori che però lo spinge. Allora calcio di punizione per Lentella. In questo momento la situazione della 40esima giornata dopo il 3-0 di ieri del Cagliari sul Bari, 1-1 tra Avellino e Como, 1-1 tra Crotone e Latina, 1-0 del Livorno sul Perugia, 1-0 del Novara sull'Ascoli, 0-0 tra Provercelli e Trapani, 0-0 tra Salernitana e Modena, 1-1 tra Ternana e Cesena. Domani alle 17.30 Pescara-Lanciano e lunedì sera chiuderà la 40esima giornata la sfida tra Spezia e Brescia. Una classifica che vede Lentella salire al sesto posto in classifica alle spalle del Bari. Attenzione al tentativo dentro la parte di Sesto, esce benissimo Rajcevic che subisce anche il fallo di Benedetti secondo la penna. Vicenza che in questo momento è a più 3, perde un punto sulla zona play-out con questa sconfitta. Keita riesce a recuperare sull'aggancio non perfetto di Sampirisi che però poi è bravo Signori, allarga per Delia, Giacomelli, attenzione Giacomelli, la sterzata su Sesto, cerca l'area di rigore, pallone dentro, Palermo mette fuori, il Vicenza rimane libero, Moretti, tocco per Vita che lascia sfilare il pallone, c'è l'intervento di Keita, secondo l'arbitro è pulito, proprio Keita che adesso riparte per Lentella, attenzione alla velocità del giocatore del Mali ma di nazionalità francese, 19 anni, giovanili del Monaco, preso a parametro zero da Lentella. Ancora Keita, Vita su di lui, prova a portargli via il pallone, glielo tocca in rimessa laterale. Ecco qui l'intervento, poteva stare probabilmente il calcio di punizione. Masucci trova la respinta di Rajcevic. Signori dietro per Benussi che rinvia. Troiano recupera, riesce a servire Keita largo a sinistra. Va dentro l'area di rigore Keita, benissimo nel presa Benussi, benissimo anche Giacomelli nel break, lo mette giù e probabilmente prenderà il giallo Jacoponi, è il secondo giallo rosso per Jacoponi, Entella in 10 uomini. E attenzione perché questa può essere la svolta della partita, Jacoponi doppio giallo, espulso, lo sguardo di Aglietti, l'ottima azione da parte di Giacomelli, qui Jacoponi in netto ritardo, va a spingere Giacomelli che era in corsa e arriva il secondo giallo per il terzino destro dell'Entella che ora è in 10 uomini ma avanti di un gol. Delia dentro proprio per Giacomelli che finora comunque è stato decisivo nel suo ingresso in campo, il primo giallo c'è da dire lo ha preso comunque, lo ha condizionato Sbrissa nel primo tempo andando a recuperare un pallone proprio su Jacoponi che poi lo ha messo giù, secondo giallo condizionato invece dalla bella azione, dal bel break da parte di Giacomelli entrato proprio al posto di Sbrissa. E allora Entella in 10 uomini, avanti 1-0 grazie al gol di Troiano, ora il Vicenza deve cercare di pareggiare quantomeno. Lerda vorrebbe rimettere in gioco lui il pallone, poi si affida a Sampirisi, a Dejo. Signori, porta palla, tanto Sesto è andato a fare il terzino destro per il momento, poi vedremo se Aglietti cambierà qualcosa. Sampirisi, tocco per Galano, Troiano su di lui, dentro Moretti,
per Sampirisi. Galano col sinistro, forse una deviazione che non c'è, colpisce malissimo Cristian Galano, sarà rimessa dal fondo per Iacobucci. No, colpisce proprio male Galano in questo caso. Fa con calma il portiere dell'Entella, prepara un cambio a Glietti, probabilmente toglierà una delle due punte per far entrare un difensore, vista l'espulsione di Jacoponi. Probabile che a uscire sia Di Carmine, adesso vedremo. Galano tiene palla in mezzo a tre, poi la perde però. Palermo, cercare Masucci, Brighenti in anticipo, trova Giacomelli accanto a Sedelia. Giacomelli tiene palla anche sul pressing da parte di Palermo, cambia gioco sulla destra dove sale Sampirisi. Buono il controllo sulla corsa di Sampirisi, che cerca l'area di rigore, mette fuori Benedetti. Sulla seconda palla arriva Di Carmine, ma Adejo è puntuale nell'anticipo su Caputo. Vita, punta Di Carmine che poi gli porta via palla. Keita, Masucci dentro per Palermo, cerca il tocco per Di Carmine, c'è Moretti, Di Carmine lotta, signore, alla fine alla meglio. Delia chiede palla a Giacomelli, eccolo servito dentro ancora per Delia, area di rigore, Delia col destro, Delia, gol bellissimo al 12° del secondo tempo, il Vicenza pareggia 1-1 con un gol bellissimo di Salvatore Delia, il suo secondo in stagione. Destro all'incrocio dei pali, lui che è tutto mancino, un gol bellissimo di Delia ed è 1-1. Bravissimo a entrare dentro il campo, trovare l'angolino con un destro pazzesco, soprattutto per un mancino puro come Delia. E allora sfrutta subito la superiorità numerica il Vicenza dopo l'espulsione di Jacoponi e pareggia al 57° minuto Salvatore Delia. E allora entra Belli, esce Masucci, questa è la scelta di Aglietti. Due cambi di fatto forzati per Aglietti, prima con l'ingresso di Benedetti nel primo tempo al posto di Pellizzer, problema muscolare per lui, e adesso l'espulsione di Jacoponi che ha costretto l'Entella in 10 uomini, l'uscita di Masucci, l'ingresso in campo del difensore 22enne Francesco Belli alla sua 19esima presenza. Calcio di punizione adesso per il Vicenza, lo batte proprio l'autore del gol del pareggio. Due gol bellissimi abbiamo visto in questa partita, prima la rovesciata di Troiano e poi il destro a giro perfetto di Delia. Attenzione, palla dentro per Rajcevic contro Ceccarelli, la sponda è per Sampirisi che va dentro l'area di rigore a cercare il tentativo di Galano che voleva emulare Troiano, in questo caso ha provato con il destro, non ha il suo piede, era anche difficile comunque coordinarsi, pallone così arretrato, non è riuscito a trovare l'impatto con il collo del piede, la colpisce quasi distinco Cristian Galano e la manda direttamente in curva. Attenzione a Caputo, lotta in velocità con Sampirisi che prova a coprire l'uscita dal campo del pallone, che rimane invece nel rettangolo di gioco, ma poi Sampirisi a riuscire a smistarla per Moretti. Vita, ancora Moretti, largo a sinistra, sale Delia, un po' arretrato il pallone per l'autore del pareggio, tocco per Giacomelli che sbaglia il controllo, non riesce a recuperare poi Signori, allora Belli, Di Carmine, Sestu che nel frattempo è tornato nel suo ruolo di mezzala destra. Sestu cerca dentro il pallone per Caputo, voleva un calcio di rigore Francesco Caputo,
lascia correre la penna. Poi Vita cerca Giacomelli, attenzione, una gran palla questa per Stefano Giacomelli, che però non aggancia bene. Allora su di lui arriva subito Sestu, raddoppio, attenzione, Giacomelli entra in area di rigore, cerca il tocco per Galano, dall'altra parte c'è Vita, lo vede Galano, il pallone è troppo morbido, Keita a mettere fuori e poi allontana Palermo direttamente, però dove c'è Benussi. Ancora mezz'ora da giocare con il Vicenza, che è riuscito a pareggiare con Delia, ma soprattutto ha un uomo in più, Giacomelli, e sembra averlo sfruttato al meglio. Ancora dentro Delia, pallone dietro per Galano, ma Ceccarelli ha capito tutto. Caputo non può arrivare, c'è la chiusura di Moretti, poi Signori copre bene e si gira, attenzione, Signori entra in area di rigore, gliela tocca Troiano, che rischia qualcosa ma prende palla. Poi Sestu, attaccato immediatamente da Giacomelli. La penna dice che la palla è del Vicenza. E non è convintissimo in questo caso Sestu. Attenzione, Giacomelli in area di rigore. Giacomelli, palla dentro, Ceccarelli mette fuori. Sestu. Questa volta la rimessa laterale è per Lentella. Sguardo attento da parte di Franco Lerda, sicuramente soddisfatto per l'immediato pareggio. Tanto Belli per la rimessa laterale. Brighenti si inginocchia e serve Signori, sbaglia Moretti ma recupera palla a Dejo. Poi Sampirisi sale a destra, Vita accanto a lui, eccolo servito. Vita dentro l'area di rigore a cercare Rajcevic, Ceccarelli la sfiora e mette fuori gioco Rajcevic, nel senso che non dà la possibilità al montenegrino di colpire di testa. Era una buona chance sul cross da parte di Sampirisi. Ancora Belli che ovviamente fa con calma. Rimessa laterale sulla quale arriva Brighenti, prolunga Signori, pallone buono per Troiano, poi Di Carmine. Sestu cerca la profondità, trova una deviazione da parte di Signori, sarà rimessa laterale ancora per Lentella, che prova ad abbassare un po' i ritmi dopo che il Vicenza ha trovato il pareggio e si è scatenato in avanti nel tentativo addirittura di ribaltare il risultato. Caputo riesce a intervenire Signori, poi Giacomelli cambia gioco dove Vita deve rincorrere questo pallone, lo tiene in campo Alessio Vita. Moretti sale lui, palla al piede, cambio gioco a cercare Giacomelli, troppo profondo, troppo largo. Buona l'intenzione, un po' meno l'esecuzione da parte di Federico Moretti. Ancora Belli per la rimessa laterale, ancora a cercare Caputo che riesce a prolungare di testa, dove però arriva Adejo. Sampirisi dietro per Benussi, corre ancora Caputo nel tentativo di dar fastidio al portiere del Vicenza, che invece riesce a rinviare verso Vita, pressato da Keita. Vita un buon controllo di petto. Adejo largo a sinistra per Delia, che lascia rimbalzare nel tentativo di evitare, eludere il pressing di Sestu. Poi Delia arriva su questo pallone prima di Belli, poi però non riesce ad arpionarlo, allora Belli alla meglio ma sbaglia nel riproporre il pallone in avanti. Brighenti, Galano subito per Signori, uno sguardo dentro l'area, poi il tocco in profondità tra le linee per Galano, che vince un rimpallo. Attenzione, Galano può allargare a destra dove c'è Vita, pallone dietro, Moretti prova ad andare in porta, il pallone è ribattuto, ricomincia Sestu, Galano su di lui, ancora Sestu tiene palla, non va giù, un dribbling anche su Moretti, poi il tocco corto è per Keita, prova a ricomporsi Lentella. Palermo, Troiano, Sesto rimasto claudicante perché colpito qui Troiano, perde il contatto con il pallone, arriva Rajcevic e gliela porta via. Galano il tocco per Giacomelli, va all'uno contro uno con Belli, attenzione in area di rigore, Giacomelli gliela tocca Francesco Belli, sarà calcio d'angolo per il Vicenza.
tra Galano della bandierina. Tutti dentro, Sampirisi, Moretti e Brighenti, anche Adejo. Parte Galano, pallone dentro, allontana Ceccarelli. Poi Di Carmine, lotta con Vita, Adejo alla meglio, non fischia la penna. Adejo prova ad aprire il gioco verso Giacomelli. Alla fine il pallone arriva a Galano, che fa andare proprio il numero 10. Attenzione, Giacomelli sul tentativo da parte di Palermo, che mette il pallone ancora in corner. Ancora Galano dalla bandierina. Parte Galano, pallone verso Brighenti, a Moretti a colpire di testa, la schiaccia, ma ci arriva Iacobucci. Eccolo qui il colpo di testa da parte di Moretti, che arriva in anticipo, ma è troppo morbido il suo colpo di testa. Iacobucci senza problemi. Ora va al rinvio il portiere del Lentella, con calma, Adejo di petto, serve Signori. Ora Lentella fa davvero fatica a tener palla. Qui però c'è l'errore di Signori per Giacomelli, che non può andare e non può arrivare su questa palla. Belli alla rimessa laterale, Brighenti in anticipo, ma sarà ancora rimessa laterale per Lentella, mentre Brighenti e Caputo hanno un gesto di sportività, con Brighenti che aiuta a rialzare, a permettere a Caputo di rialzarsi. 22 i minuti in questo secondo tempo, 1-1 tra Vicenza e Entella, Troiano Delia. Signori sul tocco di Giacomelli, Signore perde il pallone perché c'è l'intervento da parte di Palermo, poi Giacomelli la tiene in campo. Attenzione, Galano sul tocco di Rajcevic, Galano può partire, Galano dentro per Rajcevic, su di lui Keita, vince il contrasto e Ceccarelli mette fuori. Di Carmine anticipato da Sampirisi, il tocco di Di Carmine forse era falloso, non secondo la penna, allora si ricomincia con una rimessa laterale. Moretti controlla senza problemi. Chiede palla a Giacomelli, Moretti trova invece Rajcevic. Ancora Rajcevic e Galano, alla fine alla meglio Benedetti, che cerca Caputo, vuol far andare Di Carmine, c'è l'intervento da parte di Sampirisi. Giallo per Mario Sampirisi per l'intervento su Di Carmine, sarà calcio di punizione, quindi stava andando in profondità Samuel Di Carmine sul tocco da parte di Caputo, sempre pericolosissima Lentella in ripartenza, in 11 contro 11 lo è, a maggior ragione anche in 10 uomini, sfrutta ovviamente la velocità e la qualità tecnica del duo Di Carmine Caputo. Il capitano Troiano per questo calcio di punizione, giallo per Sampirisi. Dopo quelli a Rajcevic e Brighenti non era diffidato Sampirisi, era diffidato invece Rajcevic, che come detto salterà la Tina Vicenza. Dall'altra parte ammoniti Keita e doppio giallo per Jacoponi, che invece salterà Entella Avellino. Brighenti, Adejo, viene su il difensore centrale nigeriano, ancora Brighenti. Vita, tocco per Moretti, dentro per Galano, il pallone non passa, poi Vita riesce a intervenire. L'ultimo tocco però del numero 16 del Vicenza, sarà dunque rimessa dal fondo per Iacobucci. Non ha alcuna fretta Lentella, che si vorrebbe accontentare del pareggio, anche se il Novara sta vincendo in questo momento. Novara che sarebbero, ci sarebbero quattro squadre in questo momento a 62 punti, Spezia, Cesena, Novara e Entella. Spezia che però deve giocare lunedì sera contro il Brescia in casa.
Caputo, attenzione, perché perde palla Signori. Caputo riesce a servire Sestu. Sale a destra Alessio Sestu, trova Palermo a dargli una mano, ancora Sestu, può andare al centro dell'area di rigore. Pallone dentro, deviato, calcio d'angolo per Lentella, che prova a farsi vedere dalle parti di Benussi. Va Sestu dalla bandierina, palla dentro verso Troiano, esce Benussi senza problemi, riparte immediatamente il Vicenza. Attenzione a Vita, la velocità di Alessio Vita, su di lui subito Ceccarelli. Allora Vita attende rinforzi, c'è il movimento di Giacomelli, eccolo servito, viene incontro Stefano Giacomelli, due su di lui, cerca pallone filtrante per Rajcevic, ritrova palla vincendo un rimpallo. Attenzione Giacomelli, e arriva il 2-1, il Vicenza ribalta il risultato con Stefano Giacomelli. Il sesto gol in stagione per il numero 10 del Vicenza. 2-1, ha cercato un pallone filtrante, ha vinto un rimpallo, è entrato dentro l'area di rigore, ha scaricato un destro all'angolino, nulla da fare per Jakubucci. Il Vicenza ribalta il risultato 2-1 dopo essere stata sotto 1-0 con il gol di Troiano, D'Elia e Giacomelli per la rimonta del Vicenza. Ecco qui il tentativo dentro, poi con il petto recupera palla contro Ceccarelli, va a calciare con l'esterno del destro all'angolino, nulla da fare per Jakubucci, l'esultanza anche di Galano e la scelta di Lerda più che mai provvidenziale nella staffetta, sbrissa Giacomelli che ha portato di fatto all'espulsione di Jacoponi e al gol di Giacomelli che vale il vantaggio per il Vicenza. Importantissimo in chiave salvezza il gol di Giacomelli. E adesso si fa dura per Lentella, sotto di un uomo, sotto di un gol, ci beve su Aglietti. Sembrava incanalata sul binario giusto la partita dopo il gol di Troiano, ma l'espulsione di Jacoponi è stata la svolta per la rimonta del Vicenza. Devo dire che lo è stato anche l'errore gravissimo in ripartenza nel primo tempo con Caputo e Di Carmine soli davanti a Benussi, sono riusciti a non segnare il gol del 2-0 che forse, non dico avrebbe chiuso la partita, ma sicuramente non avrebbe permesso una rimonta così al Vicenza. Quelli sono stati i due momenti cruciali di questa partita, con Caputo che poi davanti a Benussi ha servito Di Carmine che ha trovato il palo incredibilmente quasi a porta vuota. Ora bravissimo Troiano a recuperare palla su Vita, questo è il fallo di Sampirisi su Keita. Troiano che parla con Aglietti, ma sicuramente l'uomo in meno ha condizionato molto il risultato per Lentella, che adesso ci prova con Palermo dentro per Caputo, non esattamente sublime nel tentativo con l'esterno in profondità Simone Palermo, Caputo non può arrivarci, e adesso a fare con calma naturalmente Francesco Benussi. Laterale per D'Elia, situazione ribaltata al Menti quando siamo al 30° del secondo tempo, Vicenza 2 Entella 1. Tanto Rajcevic riesce a toccare per Giacomelli, l'autore del gol del vantaggio del Vicenza. Ancora Giacomelli riesce ad andare via prima
a Troiano, non a Belli, però lo mette giù con una spinta. Ecco qui, Belli era in vantaggio su questo pallone, Giacomelli ha spinto. Sestu, c'è largo Keita, eccolo servito sulla corsa Keita, pallone decisamente troppo lungo anche per uno veloce come lui. In questo momento il Vicenza sarebbe a più 6 su Modena, Salernitana e Latina. Con 6 punti ancora in palio, quindi non è certezza assoluta della salvezza, ma lo è praticamente. Attenzione adesso a Giacomelli, che prova a servire sulla corsa Signori, non ci riesce. Tentativo adesso dell'Entella con Sestu, largo a destra, subito pressato da Brighenti, ancora Sestu, va giù, calcio di punizione. L'Entella invece è al nono posto, scavalcato dal Novara di un punto, va a 62 il Novara, rimane a 61 l'Entella. Novara che sta vincendo 1-0 sull'Ascoli. Il Cesena che è fermo sull'1-1 con la Ternana, è a 62 punti anche il Cesena, uno in più dell'Entella che in questo momento sarebbe fuori dai playoff. Ci sono però ancora 13 minuti più recupero, questo finale della 40esima giornata per Vicenza ed Entella. Attenzione al calcio di punizione, Sestu sul pallone, dentro tutti i saltatori, va a Sestu, palla sul l'angolo corto dell'area di rigore, allora Signori riesce a metterla fuori, attenzione in ripartenza, può andare Galano, Galano va a puntare Belli, lo ferma Palermo, pallone che è ancora lì, in qualche modo servito Vita, Vita, ancora lui, va col destro Vita, viene rimpallato e poi c'è Iacobucci che forse la tocca con la punta delle dita, comunque deviato il tentativo con il destro di Alessio Vita, sarà calcio d'angolo. Qui Galano da terra è stato bravissimo a servire Vita, poi è andato a puntare Belli, si è spostato il pallone sul destro, è uscito Ceccarelli che è riuscito a evitare il tiro secco in porta da parte di Vita. Corner per il Vicenza, con calma la squadra di Lerda, va Galano, dalla bandierina Galano dentro per Rajčević, attenzione Moretti, incredibile, ancora una volta Iacobucci con i piedi, molto simile alla parata del primo tempo, ma questa volta forse è più grave l'errore di Moretti, che solo davanti a Iacobucci trova la respinta, ancora hockeyistica da parte del portiere dell'Entella, pazzesco nei riflessi Iacobucci, ma Moretti poteva essere decisamente più lucido lì sotto porta. Attenzione, Galano perde palla Palermo e allora c'è ancora una possibilità per l'Entella dopo questo errore di Moretti di trovare, di cercare il pareggio. Delia dietro per Adejo, vi ricordo però che l'Entella gioca con un uomo in meno dopo l'espulsione di Jacoponi per doppio giallo. Sampirisi, Adejo, ancora Sampirisi, Dejo col sinistro a servire Delia che lascia rimbalzare, Sestu prova l'anticipo, Delia ci mette il corpo, è ancora Sestu che riesce ad andare via senza fallo, attenzione Sestu, palla dentro, Adejo riesce a intervenire in spaccata e poi recupera Signori, riparte immediatamente Delia, si appoggia a Giacomelli, su di lui Troiano, ancora Giacomelli, va via Troiano, va via anche Belli, Troiano gli tocca il pallone, Belli recupera, tutto pulito secondo la penna che è lì, dentro per Di Carmine che si libera di due uomini, cerca Keita dall'altra parte, Vita in vantaggio, ancora una bella sfida tra i due, Vita riesce a recuperare il pallone, evitare anche la rimessa laterale e a conquistare invece una rimessa dal fondo, ottimo lavoro da parte di Vita, qui vediamo Rajčević
fa la sponda dentro, guardate cosa sbaglia Moretti, bravissimo Iacobucci, ovviamente non vogliamo togliere nulla alla grandissima parata, al riflesso pazzesco di Iacobucci, ma qui Moretti avrebbe potuto fare decisamente meglio. Esce Sestu, altra staffetta abbastanza dichiarata, quella tra Sestu e Staiti, entra con il numero 7 Staiti. Benussi verso Rajcevic, riesce a spizzarla per Galano, attenzione a campo Galano, c'è Vita largo a destra, eccolo servito dentro l'area di rigore, Vita, sarà mosso benissimo Rajcevic, sbaglia il cross Vita, si lamenta un po' il montenegrino, ha cercato con il destro a giro Vita, chiede scusa, poi al compagno, intanto è giù Benedetti nel contrasto aereo precedente proprio con Rajcevic, probabilmente una testata tra i due. Col braccio largo Rajcevic involontariamente è andato a colpire sul naso Benedetti, intanto Palermo lo attacca Vita, mette il pallone in rimessa laterale. Troiano, Benedetti, Ceccarelli, ricomincia Lentella, Belli largo a destra, in profondità c'è Giacomelli che respinge, prova ad andare alla ricerca ancora del pallone, allora Belli si affida a Iacobucci, non un pallone semplice, Iacobucci lo rinvia direttamente in rimessa laterale. E allora può salire il Vicenza, arriva anche l'applauso del pubblico. Iacobucci strepitoso però nella parata su Moretti, per quanto il centrocampista del Vicenza potesse ovviamente fare meglio, ma il riflesso di Iacobucci va assolutamente sottolineato. Ora sbaglia Signori, che serve Belli, allora Caputo. Staiti, attaccato da Signori, perde palla, Giacomelli. Delia, Galano, Moretti, ancora Galano, in mezzo a due si affida ad Adejo che poi apre per Vita, viene incontro evitando l'anticipo di Keita, pallone dietro per Adejo un po' morbido, alla fine ci arriva il nigeriano. Galano cerca l'imbucata per Rajcevic, salta più in alto Benedetti, però sempre attento Troiano, su di lui Moretti, non gli ruba palla, c'è Belli, Ceccarelli, ancora Francesco Belli all'indietro per Iacobucci che va al rinvio, questa volta lo tiene in campo verso Caputo, su di lui Brighenti, su questa seconda palla arriva Delia, Giacomelli sbaglia il controllo, prova a intervenire Staiti, Troiano, Ceccarelli, ancora Staiti, prova ad andare numero 7 dell'Entella, Caputo si appoggia di Carmine, ancora verso Caputo, attenzione Caputo potrebbe calciare da lì, serve Keita sulla sinistra, pallone dentro, la deviazione da parte di Vita, sarà corner per Lentella. Ecco qui il tentativo con il sinistro dentro da parte di Keita e c'è la chiusura di Vita, corner dunque per la squadra di Alfredo Aglietti che prova a pareggiare in questo finale di secondo tempo con un uomo in meno, 2-1 Vicenza dopo che Lentella è stata avanti fino al 57esimo con il gol di Troiano e poi la rimonta di Delia e Giacomelli. Dalla bandierina Staiti, pallone dentro, cercare Troiano, poi Vita allunga, Galano un gran controllo, Palermo scivola, Galano tiene palla, poi si appoggia a Delia, arriva anche l'applauso da parte dei tifosi del Vicenza, va Delia che ha ancora energie per correre, adesso tempo regge, serve Giacomelli, Galano ci fa vedere Signori, Galano un dribbling su Troiano, ancora Galano va col sinistro, ci ha provato in porta, si alza però la traiettoria di Cristian Galano, applaudito da tutto il pubblico del Menti.
Adejo, il tocco per Moretti. Sampirisi. Mancano 5 minuti adesso alla fine della partita. Adejo, pressato da Caputo, riesce a rinviare. La grafica vi ricorda gli autori del gol: al 15esimo Troiano, al 57esimo Delia, al 71esimo Giacomelli. Vicenza che ha ribaltato la partita in 14 minuti. Signori, Giacomelli, punta ancora Belli, attenzione, Giacomelli cerca il tocco per Signori, ferma tutto Staiti, ricomincia Belli, attenzione alla ripartenza dell'Entella. A campo da quella parte Francesco Belli, c'è Palermo in mezzo al campo, Belli tiene palla e va a puntare Delia, poi cerca Troiano, ha capito tutto Moretti. In profondità per Rajcevic, la posizione regolare, attenzione, Rajcevic davanti a Iacobucci, Rajcevic, un dribbling, Iacobucci, perfetto, con la mano aperta toglie il pallone dal piede del montenegrino. Grande chance per il 3-1 per chiudere la partita per Filip Rajcevic, che però non è riuscito a dribblare Iacobucci, bravissimo ancora una volta ad andare giù e portare via palla a Filip Rajcevic. E adesso ancora allora la possibilità per l'Entella, che deve crederci in questo finale, Caputo, e può crederci qui Brighenti, va sul pallone, anzi no, secondo la penna, calcio di punizione per l'Entella. Questa è l'occasione precedente, si sposta il pallone sul destro, no? Una grande finta quella di Rajcevic, bravissimo però Iacobucci che non perde il contatto visivo con il pallone, allarga la mano e poi va in presa evitando così il 3-1 del Vicenza. E adesso siamo già dall'altra parte, 42 i minuti, Staiti sul pallone mentre sta per entrare in campo anche Nicola Pozzi, probabilmente al posto di Rajcevic, che tra l'altro era diffidato, è stato ammonito, non ci sarà contro il Latina nella prossima partita del Vicenza. Attenzione a Staiti, attenzione soprattutto a Troiano, Ceccarelli, Caputo e Di Carmine. C'è anche Benedetti dentro l'area di rigore, tutti dentro. Vuole sfruttare i calci piazzati l'Entella, dentro Staiti, pallone che rimane lì, Troiano poi in qualche modo riesce a toccarla Signori in calcio d'angolo. Grande chance per il pareggio, ancora con Troiano e poi Caputo che non arriva. E allora corner che andrà a battere ancora Staiti, sempre tutti dentro i giocatori dell'Entella. Staiti cerca Troiano, ma ha visto un fallo la penna da parte di Palermo, era comunque arrivato in anticipo Adejo, fallo di Troiano probabilmente. Fallo non è di Troiano, con Adejo che l'ho anticipato. Intanto esce Rajcevic, entra in campo Nicola Pozzi alla sua terza presenza. Arrivare Caputo su questo pallone, non ci riesce. Moretti, attenzione perché stava per perdere il pallone sull'attacco di Palermo. Sampirisi, Vita prolunga per Galano, ancora Galano, va in dribbling su Ceccarelli, da lì può calciare Galano con sinistro, ancora Iacobucci a dire di no, dove ha potuto ha fatto Iacobucci. Attenzione adesso a Moretti, ancora lui, pallone largo per Vita che deve correre e non ce la fa quasi più, ha corso tantissimo Vita, adesso si ferma, non punta Keita, tiene palla lì vicino alla bandierina,
come insegnano i grandi attaccanti di Serie A. Perde palla però Vita, anzi cerca di riprenderla Keita, si lotta, ma soprattutto il Vicenza perde tempo, poi Vita, forse il pallone è uscito, è così, lo ha visto anche Giovanni Baccini. Qui Galano ha provato col sinistro, ancora Iacobucci di piede. Ci saranno 3 minuti di recupero, sono già trascorsi 20 secondi. Rimessa laterale per il Vicenza, 2-1 in favore della squadra di Lerda. Sarebbero 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Ceccarelli in profondità, il colpo di testa da parte di Benedetti, che ormai è andato a fare la punta aggiunta per cercare di pareggiare questa partita. 2 minuti al termine. Troiano, rimessa laterale direttamente dentro l'area di rigore. Giacomelli si coordina e allontana, dove c'è Ceccarelli però. Ancora una chance per Lentella, palla dentro di Ceccarelli verso il colpo di testa di Benedetti, che come detto è andato a fare la punta aggiunta, ma Benussi arriva in anticipo sulla sponda tentata dal difensore centrale Simone Benedetti, che si sta improvvisando attaccante. Questo è lo sguardo rassegnato da parte di Aglietti, sa benissimo che l'errore in ripartenza Caputo di Carmine nel primo tempo, 2 contro Benussi con il palo colpito da Di Carmine e poi l'espulsione di Jacoponi, hanno decisamente condizionato quello che poteva essere una vittoria importante per Lentella per continuare nel sogno playoff. Sogno playoff che ovviamente continuerà, perché comunque Lentella in questo momento è al 9° posto, a -1 da Cesena e Novara e Spezia che deve giocare però ancora contro il Brescia, chiuderà la 40ª giornata lunedì sera. Vicenza invece che va a quota 48 punti a +6 dai playout, dove in questo momento si trovano a 42 punti Modena, Salernitana e Latina. Ancora 35 secondi da giocare allo scadere del recupero. Pozzi riesce a girarla per Giacomelli. Tiene palla Giacomelli. Delia cerca ancora il movimento da parte di Pozzi, che va però a trattenere vistosamente Ceccarelli. Il rinvio sul quale arriva Brighenti, poi Delia, scade adesso il terzo di recupero. Rinvia Delia verso Pozzi, che si avventa su questo pallone, cerca di servire Galano. Galano contro Keita, attenzione Galano, area di rigore, Galano, pallone fuori di un niente. Vicino al 3-1 ancora con Galano il Vicenza. Prolungato di un minuto probabilmente il recupero la penna, attenzione Palermo prova al volo, non perfetto nel tentativo al volo Palermo, è stato coraggiosissimo però il numero 11 dell'Entella. Rinvio di Benussi e qui potrebbe arrivare il triplice fischio. Tutto qui ed è tantissimo per il Vicenza, che ribalta il risultato dopo essere stata sotto 1-0, vince 2-1 e fa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Il gol al 15° di Troiano aveva portato avanti Lentella, poi l'espulsione di Jacoponi ha condizionato la partita per la squadra di Aglietti. Delia e Giacomelli rispettivamente al 57° e al 71° per la rimonta del Vicenza, che vince 2-1. Rimonta dunque importantissima per il Vicenza, che sale a 48 punti in classifica e va a +6 dalla zona play-out. Vicenza quasi salvo con 6
punti ancora in palio, due partite ancora da giocare. Questa è la gioia, perché i giocatori di Lerda lo sanno, sono tre punti fondamentali per restare in B per la squadra di Franco Lerda. I gol di Delia e Giacomelli per la rimonta dopo il vantaggio di Troiano. Entella invece che rimane a 61 punti, nono posto in classifica, a meno uno da Cesena, Novara e Spezia. Può continuare comunque a sognare un posto nei playoff, dovrà farlo dalla prossima partita, quella contro l'Avellino. Da Gaia Brunelli è davvero tutto, questa è la festa del Vicenza Almenti, tre punti fondamentali per la squadra di Lerda. E allora buon proseguimento di giornata naturalmente sui canali di Sky Sport.